Siamo con due delle protagoniste della vittoria di questa sera, Lisa Citaristi e Gaia Farina. Allora, visto che hanno deciso loro di volerla fare insieme, allora chiedo a Gaia con chi comincio? Gaia. Lisa. Ok. Lisa, allora, sei tornata al gol, hai giocato uno spezzone di partita, una buona prestazione, anche qualche giocata interessante, mi ricordo un colpo di tacco per un inserimento da dietro, insomma come ti sei trovata in campo? No, mi sono trovata molto bene, stiamo lavorando alla grande durante gli allenamenti, ci troviamo bene e dopo questo si vede durante le partite. Perfetto, Gaia, lì in mezzo al campo hai distribuito palloni, qualche verticalizzazione, come ti trovi in quella zona di campo? Allora, sicuramente mi trovo bene, però diciamo che quest'oggi c'erano tante giocatrici avversarie in quella zona, quindi era un po' più difficile rispetto ad altre partite, però ce la siamo cavata alla grande. Allora, adesso fai una domanda a Lisa. Com'è stato tornare al gol? No, molto bello, era tanto che lo aspettavo e lo cercavo e oggi, grazie a Ale, sono riuscita a fare gol. Adesso è il momento di fare una domanda a Gaia. Perché quando giochi in fascia non ti impegni così tanto. Perché quando per chi non è della zona, diciamo, perché quando giochi sulla fascia... Aspetta. Perché? No, beh, è legittimo. Allora, perché quando giochi sulla fascia non ti impegni così tanto? Per me non è vero, però... Ma perché in mezzo, cioè, mi trovo meglio e gestisco io il gioco, quindi preferisco giocare in mezzo. Adesso prossima settimana si va a Bergamo. Sì, contro l'Atalanta, è una grande squadra e cercheremo di fare il massimo. Perfetto. Quanti gol vi siete divorati oggi? 3 o 4 tutti, se non di più.